L'amore vero, intenso, complice, uno di quelli che anche quando si consuma e finisce si conserva per sempre nel cuore, perché il vero bene è proprio questo. Lui è un autentico gentiluomo, lei una signora della TV. Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa hanno vissuto una storia d'amore lunghissima. Il primo incontro negli anni Ottanta, entrambi conduttori di programmi TV. Rita ha sempre dichiarato che ha ceduto al magnifico, irresistibile sorriso di Fabrizio dopo un corteggiamento serratissimo, andando oltre i rumors sulla loro differenza di età. Cosa vuoi che siano 10 anni quando si parla d'amore? La mia esperienza dice che quando ti innamori e cosa fai? Dovresti tirarti indietro, dovresti dire ma no, troppo grande per me, lasciamo perdere, oppure ma no, troppo piccola. E forse uno lo dice anche, però quando se ti innamori è difficile poi mettere in pratica lo stop, no? Infatti, dopo 9 anni di fidanzamento arrivano le nozze, il 15 giugno del 1992, matrimonio che dura altri 5 anni. Tu m'hai voluto bene a me, ma non ce l'hanno più. Distrattamente pensa a me. Poi, come succede nella realtà della vita, le favole sono un'altra cosa, la storia si esaurisce come un percorso insieme e arriva la separazione, dove però riescono a salvare tutto: il rispetto, il sorriso, il